Se il Pescara vuole essere ambizioso, deve ritrovare questa sera nel posticipo dell'uscita contro il Crotone quella vittoria che manca dall'ultima di andata. Sotto questo aspetto, le vittorie di Benevento, Verona e Lecce mettono un po' di pressione al Delfino, chiamato a rispondere per le rime appena di una ulteriore discesa in classifica. Certo non sarà facile, perché la squadra di Stroppa ha bisogno di punti per lasciare la zona pericolosa dove è finita e nelle ultime giornate ha dato chiari segnali di risveglio. Lo sa Pillon, che presenta così l'avversario di giornata. Giocatori di spessore, nel senso che l'hanno rinforzata molto a gennaio. Giocatori di grande qualità, che secondo me è una squadra che farà presto a risalire la china dal mio punto di vista. Hanno una grande forza fisica, nel senso che fisicamente sono tutti molto dotati, prestanti, e c'hanno bene lì che è un po' il fiore all'occhiello, nel senso che dà i tempi alla squadra. Davanti sono bravi, perché Simi, Masciac è un giocatore di talento, Pettinari, che io conosco bene, insomma, sono giocatori importanti per la categoria. Out del grosso, fastidio alla caviglia, e Canutè, che nella rifinitura ha rimediato un problema muscolare che in attesa degli esami strumentali potrebbe costringerlo a un mese di stop. Pillon confermerà il 4-3-1-2 visto a Foggia, con la novità Crecco al posto di Melegoni e il rientro di Gravion, che dovrebbe giocare al centro, con uno tra Campagnaro e Scognamiglio dirottato in panchina. A meno che il franco guadalupense non venga impiegato terzino, ipotesi meno probabile, nel caso il sacrificato sarebbe Ciofani. Dobbiamo essere sempre concentrati, la cosa è che non possiamo andare lì a essere passivi, perché se siamo passivi diventa difficile portare a casa il risultato. Devi essere uno che deve dargli fastidio in avanti, perché se non gli dai fastidio, con la prestanza fisica che hanno, con le capacità che hanno, con lo stadio che hanno, che è un po' un catino, che è tutto lì, e diventa una partita problematica. Perciò noi dobbiamo cercare di essere molto aggressivi in avanti. Sul fronte Crotone, occhio agli ex Benalì, faro del centrocampo, e Pettinari, che ha ritrovato il gol nell'ultimo turno. Mancherà lo squalificato Rodien, Molina e Zanellato in ballottaggio per la sostituzione. Davanti al portiere Kordaz agiranno i tre centrali, Golemic, Spoli e Vaisanen. Gli altri due interni di centrocampo, Benalì e Barberis, Milic e Sampirisi sulle fasce, ma Cascia a supporto di Pettinari. Come interpretare la partita? L'ex Stroppa ha le idee chiare. È una squadra che ti mette in difficoltà nelle transizioni positive, quindi negative per noi. Quindi nel momento in cui perdi palla sono micidiali, perché verticalizzano e attaccano la linea difensiva. Siamo andati un po' in difficoltà nella partita di andata proprio perché abbiamo forzato qualche giocata. Soprattutto domani sera dobbiamo essere bravi ad avere sì la pazienza, ma soprattutto la qualità nel palleggio dietro per non consentire queste ripartenze alla squadra avversaria.